illustrare brevemente le ragioni di questi due emendamenti che sono appunto, come quanto già anticipato dai colleghi prima, quello di compensare quantomeno con l'istituto della revoca un potere fortemente sbilanciato dalla parte del governo, perché noi con le previsioni attuali del disegno di legge di fatto diamo potere al governo e quindi al ministero di revocare qualsiasi consigliere di amministrazione, tutti. Con questi emendamenti invece si cercava di arginare, di compensare questo potere di revoca, di arginare questo potere appunto di revoca, prevedendo che sia in mano alle commissioni parlamentari o che quantomeno non sia così sbilanciato nei confronti del governo. La ringrazio, onorevole Dinca. Grazie Presidente. L'intervento del mio collega Fico ha messo in luce una problematica della situazione appunto per quanto riguarda l'amministratore delegato, di cui da una parte vi è la nomina da parte del governo, dall'altra vi è la revoca. Quindi manca completamente un bilanciamento dei poteri. E quindi ci pare assolutamente di buon senso l'intervento fatto attraverso questo emendamento, che pone la delibera appunto per il passaggio della revoca attraverso la commissione di vigilanza non con una maggioranza semplice ma con una maggioranza di 2/3. Mi sembra corretto, credo che il sottosegretario possa anche intervenire nel caso in cui reputi questo emendamento non corrispondente alla visione, e questo mi sembra anche abbastanza chiaro, per darci ulteriori informazioni. Quindi, se possibile, se è possibile l'espressione su questo emendamento. Grazie. La ringrazio. Dichiaro a questo punto aperta la votazione. Il 2.311 Nesci, contrario a Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza. Giacomoni, Duranti, Verini, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 2.312 Brunetta, contraria Commissione Governo, relatore di minoranza, si rimette all'Assemblea. Dichiaro aperta la votazione. Arlotti, Colletti, Micillo, Mannino, Fabbri. Ci siamo? L'onorevole Mannino ha votato. Dichiaro chiusa la votazione.